L'alta moda è una nicchia assoluta, inavvicinabile, qui c'è. Avendo smesso il prêt-à-porter che detestavo e l'ho tolto di mezzo, sto ricostruendo la mia vita facendo di nuovo come ho fatto a 18 anni, ricevere nel mio studio privato, come fosse la mia casa, ricevere clienti che desiderano vestirsi da me. È chiaro che vengono con un'idea, cercano di esporla, di proporla, però sanno anche che se a me non piace io non lo faccio. Io disegno il vestito, propongo i vari tessuti e ogni tessuto ha una sua storia e ogni mio modello ha il suo tessuto. Chi si rivolge a me? Si rivolge nel settore dell'abito di tutti i giorni. Sono sempre abiti di grandi occasioni, matrimoni, cerimonie, feste, quindi abiti da sera, abiti da cocktail, a seconda delle esigenze della cliente. Per quello che è la sposa, c'è la madre o la stessa sposa, se è lei che è responsabile, telefono a chiedergli un appuntamento. Appuntamento che io ricevo molto felicemente, però sapendo che loro devono mettersi in mente da chi vanno, non certo nel negozio del tutto per la sposa e delle grandi confezioni, in atelier. Le ragazze che arrivano qui devono essere molto tranquille, molto serene, però se vogliono loro imporre un qualcosa di loro, non sono io. Vanno nel negozio, dalla sartina e se lo fanno fare. Da me si devono sottoporre e decido io. Poi, cammin facendo, mano a mano che nascono le prove su misura, è chiaro che c'è l'intervento. La sposa che dice, per l'abito da sera, ma lo vorrei così e non cosa lei, cosa pensa Lorenzo? Collaboriamo e sono ben disponibile. Però non voglio mai che mi portino in errore.